avrebbe mai pensato di poter dire anche alla presenza del sindaco e del vescovo quando giravamo per i ponteggi una frase che è diventata benemerita. Ragazzi, qui si fa la storia, ecco, proprio perché è bello essere qui e vivere questa storia con Gesù. Le parole di Don Fabricio Cellucci, parroco della Chiesa della Madonna del Prato a Gubbio, raccontano i sentimenti di incredulità e soddisfazione che erano sottesi domenica 20 dicembre alla riapertura dell'edificio religioso. 4 anni sono trascorsi da quando gli eventi sismici del 24 agosto 2016 lo resero inagibile. Danni agli stucchi a rischio crollo, crepe profonde nei dipinti murali, tanto da comprometterne la tenuta, cedimenti delle strutture che sostengono il pavimento. Una ferita profonda per uno dei capolavori barocchi italiani, figlio del genio artistico di Francesco Borromini, che qui concesse al vescovo Francesco Sperelli e all'architetto ugubino Carlo Perugini di replicare il suo San Carlo alle quattro fontane di Roma. Era il 1662 quando venne posta la prima pietra che avrebbe dato vita ad un complesso architettonico summa della cultura dello stupore barocco, dalla cupola che si smaterializza dietro agli affreschi di Francesco Allegrini che rapiscono lo spettatore da terra proiettandolo nel vortice della gloria del paradiso, fino all'imponente decorazioni in stucco candido che fa di colonne e statue di profeti un invito anch'essa alla fuga visiva verso l'alto. 670.000 euro il finanziamento per i restauri, di cui 250.000 messi a disposizione dalla Regione Umbria e 420.000 dall'8 per 1000 della Conferenza Episcopale Italiana. A questo si aggiunge quanto messo a disposizione dalla Parrocchia della Madonna del Prato, in particolare per il riscaldamento a pavimento e per una parte dell'impianto di illuminazione. A coordinare i lavori l'architetto Francesco Raschi, quasi tutte ugubine alle maestranze all'opera, alle quali è andato il plauso del sindaco Filippo Stirati, che ha voluto vedere in questa riapertura un simbolo di speranza in un momento difficile per molti. Questi sono messaggi di grande speranza, sono segnali di fiducia, di vitalità, di ripresa, di futuro, e non ci fermeremo qui perché avremo a breve la restituzione anche di un altro luogo dell'anima, non solo vorrei dire spirituale e religiosa, ma dell'anima di questa città che è Santa Croce. A presiedere la celebrazione eucaristica trasmessa in diretta da TRG, il vescovo Luciano Paolucci Bedini, in un momento che, nel rispetto delle norme anti-Covid, ha comunque permesso la partecipazione di rappresentanze della comunità parrocchiale e di tutta la diocesi, in un abbraccio corale che il presule ha voluto consegnare come messaggio autentico di questo Natale. Ecco, io credo quando ognuno fa la sua parte e ci si prende cura, delle piccole cose, allora veramente la speranza diventa concreta e per tutti. Allora, buon Natale.